Noi fascisti che vogliono ridurre i parlamentari, una vergogna, la dittatura, la nuova dittatura del programma della P2, dice Gente. Repubblica. Il messaggio è chiaro, anche oggi i ministri della Lega si dimettono domani. Di Maio nega contatti per un nuovo governo che lo veda a Palazzo Chigi. Salvini ha aperto una crisi insensata a metà agosto, la linea del movimento mettendo a rischio i conti pubblici, determinando il possibile aumento. Questo fraccaro, questo nuovo fascista vuole diminuire i parlamentari. Una vergogna. Sto nuovo fascista camerata. Ancora non si sono dimessi. Adesso vedremo settimana prossima se avranno il coraggio di votare contro il presidente Conte, impedendo così il taglio di 345. E vogliono ridurre fare la dittatura e annientare la democrazia e cancellare la Costituzione, questo camerata fascista fraccaro, una vergogna. Calderoli convinto che all'80% si andrà verso nuove elezioni. L'Italia del sì, l'Italia di Matteo Salvini. Sì, l'Italia della nuova P2, Licio Gelli. Di ben l'80%. Con un risparmio per gli italiani di questa i soldi che si è fregata la Lega mica li istituisce, quei fondi neri della che si è fregato i soldi con tutte le indagini che ci sono. Attende il discorso del presidente del Consiglio martedì nell'aula del Senato. Dal PD il segretario Zingaretti.